Ah sì, buongiornissimo. Due cose due abbiamo portato a sto giro, eh? Siamo nelle Marche, nel comune di Visso, ovviamente. A questo giro faremo il giro dei Sibillini. Non ho la minima idea di dove andremo, però insomma, Ah, già Spoleto, anticipato. Norcia, la vedo abbastanza impegnativa. Io la vedo dura. Tu come la vedi? Come accus. Guarda che si vergogna. Sì, si Si vergogna. vergogna, si Sì. vergogna, ragazzi. E nada, quindi adesso prepariamo le bici come al solito e cominciamo a schiattare in corpo perché a sto giro ci siamo spinti over 4.000 positivi, Ehi, 4.500. lo vedremo. Lo vedremo. Bene, il giro è iniziato. Vabbè, il panorama è già erotico. Ho per sbaglio visto la prima salita, mi dà pendenza media 7%. Insomma, non è proprio il massimo. Ovviamente, prima di partire, sono partiti quei 10 tranci di pizza così di botto a riscaldare. Ma vediamo un po' che cosa succede. Pesci a muzzo. Ci vediamo sulla salita, tanto moriremo. E comincia l'inchianata. Ma bollettino di guerra proprio. Abbiamo qua 190 bpm, qua 130, però stavo sui 190. Esagerati. 45 qua. Ok. È Giuseppe sta già nervoso. cresciuto Giornata no. Zig, zag. È l'ora dei Teletubbies. Non badate il mio aspetto, ma fa veramente freddo. Abbiamo finalmente svalicato, scollinato. Ci aspetta un discesone. Guardate che figata le nuvole sulla montagna. Siamo a 1500 più o meno. Ci siamo fermati un attimo alla fontana. Come avete visto c'è un altro cicloturista. Vediamo se scende. Sì, no. Destra, destra. Peccato che non ho ripreso la discesa perché mi sono reso conto che c'erano troppi strati sopra il magnete del lago 2. Però adesso vi faccio vedere un po' il panorama che c'ho dietro di me. Essenzialmente questo è l'ultimo strappetto prima di arrivare a Castelluccio, dove penso faremo una piccola sosta per poi raggiungere il bivacco dove dormiremo prima che faccia buio. Com'è questo panino? Speciale! Un po' paricca. Com'è questo panino? Ma che diavolo! Ma no, Adesso me devi rovinare tu. Cioè, tanto lo devi fare sempre più! Vabbè, Buono. Sottotitoli, come questo Giuseppe, deve panino sempre rovinare lo tu. trovo particolarmente buono. La meglio pensata. Zu. E già sai, Gianmarco, com'è? Ah, quella è buona. Mangio, mangio. Vabbè, ovviamente, come avete visto, il drone si è schiantato per la seconda volta, non in questo viaggio, ma nella mia vita, la seconda volta che si è schiantato. Ma questa volta è veramente inspiegabile, perché la prima l'ho fatto schiantare io, ma questa volta è impazzito dal nulla. Per fortuna abbiamo tre, no, non uno, non due, ma tre droni in questo viaggio, quindi fuori. Avevo tre Tre droni droni in e un questo punto da viaggio, e merda. quindi fuori uno ne rimangono due. Tosta ragazzi, freddo, freddo, vento, veramente dura prova, manca poco al bivacco, così finalmente montiamo le tende e ci buttiamo al caldo. Oh. Ale, 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 ale! Adesso c'è un piccolo pezzo di gravel. Ok,
che strappo finale, gelido, controvento. Io voglio andare a mare, io voglio andare a dormire. Mo, come cazzo vorrei adesso improvvisamente un fuoco da tuffarmi dentro. Signori, la situazione è questa. Non la mettere così. Siamo essenzialmente nel nulla cosmico, nel punto più alto. Il cielo, non so se vi si vede, ma è completamente stellato. Le tende sono qui, là ci sono bici, tende sparse, per quanto si possa vedere. Adesso mangeremo e ce ne andiamo a dormire. Sono le 8:54. Dai, a domani. Buongiorno, è stata una notte lunga, dura, piena di risvegli, fredda, ventosa, però, no, non c'è nessun però, aspettavo questo sole da un po', sono un po' disidratato, adesso mi faccio un bel tè caldo, vediamo che cosa esce da questa dronata, vediamo. Pilota del giorno, Francesco Daniello. Stiamo partendo, abbiamo solo 80 km da fare, ci fermeremo a Spoleto, ci fermeremo anche a Norcia. Continua a fare freddo, tutto nella norma. Mi stavo cacando sotto là sul crinale, brutto. Porca merda. Ragazzi, siamo arrivati a Norcia, è inutile descrivere quello che è ancora questo paese, tutto completamente puntellato. Tutto completamente ancora pieno di crepe, tutti i negozi sono ancora chiusi, terribile. Ok signori, siamo sulla Spoleto Norcia, che da Norcia ci porterà lungo una serie di paesini fino ad arrivare a Spoleto, che è dove dormiremo. È un'ex ferrovia trasformata in una ciclovia che faremo a pompa essenzialmente, perché siamo in ritardo sulla tabella di marcia, però è così. Lungo il torrente, bellissimo. O come sono, se sembra acqua. Tradotto, al cimitero c'è sempre la fontana. Sarà qualcosa, pura casualità. Cioè, guardate che posto stupendo. Torrente sotto, super canyon. E noi dobbiamo passare da qua dentro, che chissà che cos'è, un ex galleria ovviamente. Queste sono le cose che succedono solo quando... Ah, senti che freddo viene da qua. Assurdo. Poi con le torce magari si vede qualcosa in più. Però è un posto pazzesco. Ora faremo volare il drone, così facciamo vedere bene. Dai.
sono stipato? Tipo dei pezzi di... Olio, donna, sei già capace, Aina? Che cosa? La fonica. Davvero? Qua sono pani di funghi, guagnano. Ah, è vero, è vero. Qua dentro facciamo i funghi. Assurdo. Umidità, c'è quello, eh. Peppe, sai che facevano dentro i funghi? Perché la sta tagliata la pietra? Qualche passaggio. Ah, per una chiglionata! Una chiglionata! Marco, mamma la prostata! Marco, fai il video, Marco! Che sto facendo? Marco, fai il porto! La via ferrata, eh! Dalla mountain bike alla ferrata è un attimo! Un attimo proprio! Pausetta, mo. Ho detto, appena ho detto pausetta, andiamo? Pausetta a una quindicina di chilometri da Spoleto. Ragazzi, guardate che bello. Il borgo, il torrente. Spettacolo, spettacolo. E niente, siamo arrivati a Spoleto dopo aver perso la traccia due volte. Tre volte, di notte, quindi notturna. Stiamo caricando i telefoni dentro lavanderia. Adesso andremo a mangiare. Ehi, mi sento qua dentro. Ehi, Francesco! Dimmi che cazzo è. Segnez. Buongiorno. Vista Spoleto. Mi sa che avremo una brutta notizia da darvi oggi, in questo vlog. Perché il tempo essenzialmente sta diventando una merda. Quindi probabilmente accorceremo il giro. Mo capiamo. Mo vi aggiorniamo. A colazione vi aggiorniamo. Benvenuti a Spoleto, città delle scale mobili. Una bella rampa del 25%. 25? Abbiamo beccato un raduno Mercedes-Benz. Sono le Mercedes d'epoca. Siamo nel centro storico di Spoleto. In realtà siamo noi l'attrazione. Guarda, guarda, guarda. Tutti a guardare a noi stanno. Comunque confermiamo il fatto che per motivi di maltempo il rientro sarà oggi e la tappa sarà più breve perché già stasera da pioggia e dobbiamo rientrare urgentemente alla macchina inevitabilmente. Quindi questo è. Bello qua. Bello questo, vedete? Come si chiama sto ponte? Il ponte dell'amore. Ponte dell'amore, questo è il, Duomo, e questo è il Duomo dell'amore. Fermiamoci, aspetta, aspetta. Abbiamo fatto 100 metri di dislivello in 3 km. Non male. E qui, che bel ponte del Medioevo. Medioevo. Comunque, Spoleto, voto... Ancora non devi vedere. Che cazzo hai visto? Hai visto un cazzo? Non hai visto un cazzo? Ma perché io ho delle persone così aggressive che mi circondano? Bad vibes. Ma fa mocca chi te mo. Bello comunque, molto bello. Allora, siamo ripartiti da Spoleto ed essenzialmente abbiamo fatto un casino perché non sapevamo che strada prendere per tornare il più velocemente possibile alla macchina perché c'è il rischio pioggia stasera e domani l'alluvione. Quindi il nostro obiettivo adesso è ritornare il prima possibile alla macchina. Il che vuol dire farsi delle scarpinate mortali di 1000 metri in 5 km. Che benessere ragazzi, che benessere. In questo momento stiamo facendo pausa dopo una salita croccante, ce ne sarà una croccantissima a quanto pare, a Bazzano Superiore, sempre provincia di Spoleto. E niente, questa è la situazione oggi. Dobbiamo tornare a pompa la macchina per evitare la pioggia. Di base, meno materiale si riesce a girare e più è difficile la situazione. Quindi meno cose vedrete e più dovete immaginare che ci siamo fatti il culo tanto. Esatto. Dopo quel discesone che avete visto, ci siamo fatti un tratto della Spoleto Norcia di nuovo a pompa per fermarci ora all'Eurospin per due motivi. Uno, per mangiare, e due, perché sta iniziando a piovere e la nostra corsa contro il tempo sta fallendo miseramente. Penso che ci faremo sani sani. Ok, è successo quello che avevamo previsto, ovvero diluvio.
Bicicletta completamente bagnata, io completamente fradicio. Io e Francesco ci siamo tirati 20 km in in porco di corsa a pompa. Mo capiamo gli altri, perché gli altri invece sono fermati. Come recuperarli se qualcuno magari capiamo. Passaggio cosa, però minchia, intenso, intenso. Tempo del merda, pioggia violenta. Eccoci, ci siamo tutti, siamo sotto al gazebo a smontare le bici. Finale inaspettato, come si suol dire. Giuse, che dici? Dai, Giuse, di qualcosa. Che cazzo era? Questo lo metti però. Poteva andare peggio. Almeno ci siamo lavati. Poteva andare peggio, giusto, poteva piovere. Ci siamo lavati alla fine. Anzi, le bici guarda come stanno, belle pulite. Mo smontiamo tutto e ci mandiamo a casa. Ciao.